Ai quaderni del 1944 di Maria Valtorta, 22 marzo 1944. Dice Gesù: le famiglie che non sono famiglie e che sono origine di gravi sciagure che dall'interno della cellula familiare si irradiano a rovinare le compagini nazionali e da queste la pace mondiale, sono quelle famiglie nelle quali non domina Dio, ma bensì dominano il senso e l'interesse, e perciò le filiazioni di Satana, create su una base di senso e di interesse, non si elevano verso ciò che è santo, ma come erbe malsane, nate nel fango, strisciano sempre verso terra. Dice l'angelo a Tobia: ti insegnerò chi sono coloro su cui ha potere il demonio. Oh, che in verità vi sono coniugi che dalla prima ora del loro coniugio sono sotto il potere del demonio. Anzi, vi sono fin da prima di essere coniugi. Vi sono da quando prendono la decisione di crearsi un compagno o una compagna e non lo fanno con retto fine, ma con calcoli nei quali l'egoismo e la sensualità imperano sovrani. Nulla di più sano e di più santo di due che si amano onestamente e si uniscono per perpetuare la razza umana e dare anime al cielo. La dignità dell'uomo e della donna divenuti genitori è la seconda dopo quella di Dio. Neppure la dignità regale è simile a questa, perché il re, anche il più saggio, non fa che amministrare dei sudditi. I genitori invece attirano su loro lo sguardo di Dio e rapiscono a quello sguardo una nuova anima che chiudono nell'involucro della carne nata da loro. Direi quasi che hanno assudito Dio in quel momento, perché Dio, al loro retto amore che si unisce per dare alla terra e al cielo un nuovo cittadino, crea immediatamente una nuova anima. Se vi pensassero a questo loro potere al quale Dio subito annuisce, gli angeli non possono tanto. Anzi, gli angeli come Dio sono subito pronti ad aderire all'atto degli sposi fecondi e a divenire custodi della nuova creatura. Ma molti sono quelli che, come dice Raffaele, abbracciano lo stato coniugale in modo da scacciare Dio da sé e dalla loro mente e da abbandonarsi alla libidine. E sopra questi ha potere il demonio. Che differenza c'è fra il letto di peccato e il letto di due coniugi che non si rifiutano al godimento ma si rifiutano alla prove? Non facciamo dei funambolismi di parole e di ragionamenti bugiardi. La differenza è ben poca. Perché se per malattia o imperfezioni è consigliabile o concesso non concedersi figli, allora occorre saper essere continenti ed interdirsi quelle soddisfazioni sterili che altro non sono che appagamento del senso. Se invece nessun ostacolo si frappone alla procreazione, perché fate di una legge naturale e soprannaturale un atto immorale, svisandola dal suo scopo? Quando qualsiasi riflessione onesta vi consiglia di non aumentare la prole, sappiate vivere da sposi casti e non da scimmie lussuriose. Come volete che l'angelo di Dio vegli sulla vostra casa quando fate di essa un covo di peccato? Come volete che Dio vi protegga quando lo obbligate a torcere disgustato lo sguardo dal vostro nido insozzato? Oh, misere le famiglie che si formano senza preparazione soprannaturale,
le famiglie dalle quali è stata sbandita a priori ogni ricerca di verità e dove anzi si deride la parola della verità che insegna cosa e perché è il matrimonio. Misere le famiglie che si formano senza nessun pensiero all'alto, ma unicamente sotto l'aculeo di un appetito sensuale e di una riflessione finanziaria. Quanti coniugi che dopo l'inevitabile consuetudine della cerimonia religiosa, consuetudine ho detto, e lo ripeto perché per la maggioranza non è altro che consuetudine e non aspirazione dell'anima ad avere Dio con sé in tal momento. Non hanno più un pensiero a Dio e fanno del sacramento, che non finisce con la cerimonia religiosa, ma inizia allora, e dura quanto dura la vita dei coniugi, secondo il mio pensiero, così come la purgazione non dura quanto la cerimonia religiosa, ma dura tutta la vita del religioso e della religiosa, e fanno del sacramento un festino e del festino uno sfogo di bestialità. L'angelo insegna a Tobia che facendo precedere con la preghiera l'atto, l'atto diviene santo e benedetto e fecondo di gioie vere e di prove. Questo occorrerebbe fare. Andare al matrimonio mossi dal desiderio di prole, poiché tale è lo scopo dell'unione umana e ogni altro scopo è colpa disonorante l'uomo, come essere ragionevole e ferente lo spirito, tempio di Dio, che fugge sdegnato e avere presente Dio in ogni ora. Dio non è carceriere oppressivo, ma Dio è padre buono, che giubila delle oneste gioie dei figli e che ai loro santi amplessi risponde con benedizioni celesti e con l'approvazione di cui approva la creazione di un'anima nuova. Ma questa pagina chi la comprenderà? Come se avessi parlato la lingua di un pianeta sconosciuto, voi la leggete senza sentirne il sapore santo. Vi parla pagliatrita ed è dottrina celeste. La deriderete voi, sapienti dell'ora, e non sapete che sulla vostra stoltezza ride Satana, che è riuscito per merito della vostra incontinenza, della vostra bestialità, a volgervi in condanna ciò che Dio aveva creato per vostro bene, il matrimonio come unione umana e come sacramento. Vi ripeto, perché le ricordiate e vi regoliate su esse, se ancora lo potete fare, per un resto di dignità umana sopravvivente in voi. Vi ripeto le parole di Tobia alla moglie: noi siamo figli di santi e non possiamo unirci come i gentili che non conoscono Dio. Siano la nostra norma, perché se anche siete nati laddove la santità era già morta, il battesimo ha sempre fatto di voi dei figli di Dio, del Santo dei Santi, e perciò potete sempre dire che siete figli di santi, del Santo con la S maiuscola, e regolarvi su questo. Allora avrete una discendenza nella quale si benedirà il nome del Signore e si vivrà nella sua legge. E quando i figli vivono nella legge divina, ne godono i genitori, perché essa insegna virtù, rispetto e amore. E i primi a goderne dopo Dio sono i fortunati genitori, i coniugi santi, che hanno saputo fare del coniugio un rito perpetuo e non un opprobrioso vizio. Fortuna che queste parole le ha dette Gesù, almeno Maria Valtorta asserisce, sia liberi ovviamente di crederci o di non crederci, che sono parole di Gesù, perché il testo esordisce con dice Gesù. Pensiamo se queste parole le dicesse, diciamo, in una predica, esattamente come l'ha dette Gesù, un suo ministro. Penso insomma che ci sarebbero, e dico che penso, sapendone qualcosa, almeno per quanto riguarda qualche anno fa, che cosa succederebbe? Il finimondo. Gesù ha usato espressioni forti, l'avevo detto, no?
anime di persone sposate sotto il potere demoniaco, incontinenti che si uniscono come scimmie lussuriose addirittura, che si abbandonano alla libidine, famiglie che si formano senza nessun pensiero all'alto, famiglie che Dio non protegge, anzi torce disgustato lo sguardo da un nido insozzato, che fanno del sacramento un festino e del festino uno sfogo di bestialità. Non sono finite, quindi Satana ride sulla vostra incontinenza e sulla vostra bestialità. Insomma, ce n'è abbastanza, ce n'è. Qui semplicemente il nostro Signore sta parlando di una cosa che un tempo era ovvia. Questo è un brano del 22 marzo 1944, presumibilmente il Signore si rivolge anche a coniugi di quel tempo che avevano già cominciato probabilmente a sviare dalla santità della vita coniugale, che richiede la castità coniugale, ovviamente, che non è la stessa cosa della castità extraconiugale. Qualche anno prima di questo scritto, 13 anni prima, nel 1931, Papa Pio XI aveva scritto un'enciclica meravigliosa, Casti connubi, quindi se già Pio XI aveva sentito l'esigenza di scrivere la Casti connubi, anche lì insegnamenti molto molto forti e con parole molto severe sul matrimonio, vuol dire che già a quei tempi molte cose scricchiolavano. Fondamentalmente Gesù sta semplicemente spiegando che il fine primario del matrimonio, anche quello che dovrebbe essere il primo punto di discernimento vocazionale per una coppia di sposi, è: noi ci sposiamo per cooperare con Dio alla creazione di una nuova persona umana, ma non solo una persona umana per questa vita, di un cittadino al cielo. E dice Gesù: questa vocazione, se fosse vissuta in questo modo, rende gli sposi, attenzione, secondi solo a Dio. E in un certo senso, vedete, a me il sacerdote, a me il Signore obbedisce, perché quando io salgo sull'altare e pronuncio le parole della consacrazione, lui scende, non c'è nessun dubbio, obbedisce a me qualunque altro prete, obbedisce. Cioè, ma in un certo senso, neanche troppo in un certo senso, cioè in un modo molto reale, obbedisce anche ai coniugi, perché se i coniugi vanno all'atto coniugale, come ci devono andare? Aperti alla vita, anzi con il desiderio della vita, che è una cosa bella, non è una minaccia da cui difendersi come oggi pensa la maggioranza della gente. Dio ubbidisce a loro. Appena i due gameti si incontrano, come ben sappiamo, e avviene il concepimento, seduta stante, è un attimo, istantaneamente, Dio crea un'anima e la infonde. Disgraziatissimamente, appena c'è quell'infusione, c'è subito la macchina del peccato originale. A questo pazienza, insomma, questa è una cosa che non è possibile più evitare in questa economia di natura decaduta. Poi c'è il sacramento del battesimo che la toglie. Però di per sé questa è una cosa meravigliosa. E attenzione, il Signore dice che quando non è possibile, dice, ma ci sono dei buoni motivi per non avere figli. Se per malattia o imperfezioni è consigliabile o concesso non concedersi figli, lui dice, occorre saper essere continenti. La continenza è interdirsi soddisfazioni sterili che altro non sono che appagamento del senso. Cioè, queste parole rimangono vere anche oggi, Non è che oggi non rimangono vere, non sono vere più, sono vere anche oggi. Una unione benedetta da Dio è un'unione
appunto aperta alla vita, e ci sono altri due particolari. Cita l'angelo che insegna a Tobia che prima di unirsi alla moglie pregano, è uno dei brani che si leggono durante i matrimoni. E non solo, noi siamo figli di santi e non possiamo unirsi come i gentili che non conoscono Dio. Qui le coppie meditino che cosa significa, non soltanto l'apertura alla vita, cioè c'è anche una santità proprio nel compimento dell'atto coniugale, dove se si seguisse semplicemente, come sempre dobbiamo fare, i richiami della coscienza, si eviterebbero molti peccati, quasi sempre poi non confessati, che avvengono sotto le lenzuola. E dice Gesù, attenzione, quindi anche qui usa una parola abbastanza severa, che differenza c'è fra il letto del peccato e il letto di due coniugi che non si rifiutano al godimento ma si rifiutano alla prova. Anche questa, insomma, è una cosa molto molto forte, molto importante. E poi ce ne stanno altre due, abbiamo finito. Primo, la motivazione per cui ci si sposa, semplicemente un desiderio carnale o addirittura una convenienza finanziaria. È possibile sposare qualcuno perché stia bene economicamente, no? E poi come si preparano al matrimonio e come celebrano il matrimonio, come? E Gesù dice consuetudine la cerimonia religiosa, e poi rincara, dice consuetudine, ho detto e lo ripeto perché per la maggioranza non è altro che consuetudine. Adesso sta consuetudine ci sta neanche più, perché matrimonio al comune a gogò e convivenza ancora di più a gogò. Ma cioè, io non oso pensare che cosa pensi l'Altissimo di queste cose. E quando poi qualcuno gli viene anche in mente di regolarizzare queste unioni, un parroco sa molto bene quello che si vede durante il matrimonio, fatti veramente tanto per farli, senza una reale preparazione, senza una reale conversione e senza alcun proposito di avere poi una vita sacramentale di grazia che consenta di vivere la bellezza e la santità del matrimonio sacramento, che Gesù spiega anche, no, molto, molto, molto bene. Il matrimonio come unione umana è come sacramento, il capolavoro che l'Altissimo aveva creato attraverso il matrimonio che fu istituito nell'atto stesso della creazione e il sacramento che intervenne nell'opera della redenzione. Quindi questo è uno dei sacramenti, dicevo, era molto attuale, perché le meditazioni sul mistero luminoso questa sera sono stati proprio i gemiti dello Spirito Santo sui sacramenti. Abbiamo sentito anche i gemiti sul sacramento del matrimonio meditando sulla nozze di Cana, e qui c'è un eco abbastanza forte, ecco, di nostro Signore. Ci sono coniugi santi che hanno saputo fare del coniugio un rito perpetuo, e purtroppo coniugi peccatori che hanno degradato il coniugio santo a un opprobrioso vizio. Quindi le persone che vivono nel matrimonio, evidentemente, o che si stanno preparando o che hanno intenzione di, devono fare bene attenzione a fare un buon esame di coscienza. Perché queste cose devono avere nel 44, e adesso non è che sono vere, adesso lo sono di più, sono certamente più drammaticamente vere, perché certamente la situazione rispetto a 80 anni fa, cioè dire che è peggiorata è dire un eufemismo, è veramente ultra precipitata. Ma la parola di Dio, come sappiamo, rimane la stessa, e la parola di Dio dura in eterno, e ad essa dobbiamo volgerci e, con l'aiuto della grazia, ad essa convertirci.